La memoria autobiografica è la capacità di conservare le informazioni legate a sé. Per esempio, il ricordo di un evento, del primo giorno di scuola, per esempio, di un viaggio, di una particolare situazione emozionale, del proprio matrimonio e via dicendo. La memoria autobiografica riguarda innanzitutto la nostra personalità e il nostro sé. Svolge un ruolo centrale per gli aspetti di unicità e originalità dell'individuo, aiuta le persone a rielaborare la conoscenza di se stesse, orienta chiaramente il nostro pensiero. Inoltre, i ricordi autobiografici rappresentano l'appartenenza della persona ad una rete sociale e non tutti i ricordi sono consapevoli. Infatti, ci sono i ricordi consapevoli, detti memory-memory, e i ricordi inconsapevoli, detti to remember. Le principali teorie sulla memoria autobiografica sono tre: l'approccio di Galton, l'approccio di Ribot e quello di Freud. Iniziamo con l'approccio di Galton, che è detto approccio classificatorio botanico. È una tecnica di studio chiamata cueing, innescamento, che consiste in un questionario su un particolare evento della vita quotidiana e le associazioni presentate liberamente a seguito di una parola stimolo. Il risultato è la tendenza sistematica della mente di riorganizzare e condensare i ricordi in poche strutture costanti. L'approccio di Ribot riguarda la continuità tra aspetti biologici e aspetti psicologici, ossia la consapevolezza del ricordo, che è parte integrante della memoria autobiografica ed è un elemento sovrapposto a quelli biologici, quindi è instabile. Per questo occorrono al soggetto dei punti di riferimento, dei ricordi particolari indispensabili per orientarsi nel flusso dei ricordi. Infine c'è l'approccio storico-biografico di Freud. Secondo Freud, i sintomi psichici sono dovuti ad un blocco ricorsivo della memoria autobiografica. Il sintomo è visto come un compromesso che, da un lato, consente di celare il ricordo perché è appunto inaccettabile, dall'altro causa difficoltà evolutive in quanto il ricordo non viene eliminato. Per determinare questa videolezione, per terminare questa videolezione sulla memoria autobiografica, vorrei citare l'importanza che dà Brunner alla narrazione autobiografica. Questa narrazione autobiografica consente una testimonianza di sé e permette di interpretare quello che è accaduto. Evidenzia quindi quella che si ritiene essere la posizione occupata nel contesto sociale e culturale. Quindi la memoria autobiografica è estremamente importante per noi perché rappresenta noi stessi, la nostra personalità, il nostro sé, il nostro nucleo, sia personale che sociale.